Ciao a tutti, siamo i ragazzi del book blog Caterina e siamo qui con il professore Roberto Brioni per intervistarlo. Innanzitutto vorremmo chiederle a chi è indirizzato il suo libro e se c'è bisogno di una conoscenza base scientifica per comprenderlo. No, assolutamente. Io scrivo i miei libri per persone che non sanno niente di scienza, che non sanno niente di medicina. Sono libri che tentano di trasmettere prima di tutto l'entusiasmo nei confronti della conoscenza e anche magari qualche utile informazione sotto forma di un racconto che non sia particolarmente noioso e che possa appassionare il lettore. Però se qualcuno non capisce, la colpa è mia. Ma secondo me, cosa pensi di come viene condotta la ricerca in Italia? Secondo lei abbastanza attenzione a questo aspetto. L'Italia forma degli ottimi scienziati e degli ottimi ricercatori. Peccato che la gran parte di questi si trovino poi a lavorare all'estero, perché nel nostro paese la ricerca scientifica è sempre stata una cenerentola. E questa avventura ci ha fatto capire quanto è importante la ricerca e quanto è importante dargli degli adeguati fondi e far sì che i giovani non si allontanino da essa o magari che non vadano a farlo all'estero. E vorremmo infine chiederle, nel periodo di emergenza sanitaria, qual è la differenza tra disinformazione e misinformazione e soprattutto qual è il modo migliore per liberarci di queste rischi? La differenza è molto semplice, non è tra disinformazione e misinformazione, è tra la verità e le bugie. Viviamo in una democrazia, c'è la libertà di opinione, quindi c'è la libertà anche di dire le bugie. E dobbiamo accettarlo come un effetto collaterale di questa cosa fantastica, che appunto è la libertà di dire quello che ci pare. E certamente, come disse la Corte Suprema americana, la libertà di opinione è sacra, ma non significa il poter dire attenti c'è una bomba in un teatro affollato. Ringraziamo il professore Roberto Brioni e dal blog è tutto. Grazie e leggete, mi raccomando. Grazie.